Bentornati telespettatori del TG Maia. Si è svolta a Rapino la tappa interregionale del concorso Venere d'Italia. Vediamo il servizio a cura di Terence Pellegrini. Si è svolta venerdì 29 giugno la seconda tappa del concorso di bellezza Venere d'Italia, organizzato dalla rivista Sette Va. Una serata all'insegna del fascino e dell'eleganza presso il ristorante Il Passo del Brigante a Rapino, immersi nel maestoso scenario del Parco della Maiella. 13 le ragazze che hanno sfilato, dapprima in abito elegante, poi casual e infine in costume da bagno, sotto gli occhi attenti della giuria, composta tra gli altri dallo staff al completo del TG Maia. Alla fine la vincitrice è stata la bellissima Isabella Federico, mentre la fascia di Miss Telemaia è stata attribuita ad Andrea Matei. È stata decisamente una bellissima serata, organizzata e condotta in modo impeccabile da Francesco Catenacci e Mergiori Maranca di Sette Va, della quale anche noi del TG Maia in qualche modo siamo stati testimoni in prima fila e protagonisti, in attesa della prossima tappa di Venere d'Italia. E siamo con la vincitrice Isabella Federico, la vincitrice di questa tappa di Rapino di Venere d'Italia. Sentiamo da lei le impressioni, e questo è il primo concorso che vinci? No, ho partecipato anche alla Bella d'Italia e anche là ho vinto alcune fasce, però quest'anno volevo fare un'esperienza diversa e quindi ho colto al volo l'occasione. E comunque mi sono trovata benissimo con Marjorie, con tutto lo staff, è un bellissimo ambiente e tutti molto disponibili e corretti. E siamo qui con una Miss d'eccezione, infatti è Andrea Matei ad aggiudicarsi la fascia di Miss Telemaia TG, una fascia che quindi ci sta molto a cuore. Sentiamo da lei le impressioni di questo concorso e di questa vincita. Grazie mille a tutti quanti, a tutta la giuria che mi hanno votato. E vi consiglio con tutto il cuore di partecipare anche voi ragazze a questo concorso. Secondo me è l'unico concorso che si dà sul merito, nessun giochetto. Quindi ringrazio tutti quanti. Francesco Catenacci, un'altra grande serata all'insegna della bellezza stasera. Sì, in effetti in questi casi si dice, no, stanchi ma soddisfatti. Devo dire che è andato tutto quanto per il verso giusto e questa sera più che mai devo ringraziare Mergiori Maranca che ha fatto, come dicevo, anche durante la serata l'80% della tappa, perché come parlavo di questa cosa parlavo anche, scusa gli errori sintattici perché siamo veramente stanchi, però non è tanto quello che si fa nella serata ma tutto il preparativo che c'è da dover cucinare appunto nelle settimane precedenti, per non dire nei mesi. Quindi però poi quando si arriva qua si è stanchi ma felici, ecco, questo è il discorso. Mergiori, questa sera era davvero difficile scegliere, le ragazze erano tutte molto molto belle. Si vedeva chiaramente però che facevano tutte riferimento a te, che ti guardavano veramente come a un modello da seguire. Sì, sì, infatti di questo sono felicissima, rappresento un po' una mamma per le mie miss e per tutte le ragazze. Si è appena conclusa la seconda tappa regionale del concorso Venere d'Italia qui al Passo del Brigante, località Rapino, e abbiamo anche assegnato la famosissima fascia di Telemaia alla miss che aveva con sé il numero 10, Andrea Matei, che proviene da Vasto. Bene, per oggi è tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento è a domani.